Siamo con Mister Roberto Salterio, bella vittoria del Pavia Academy sulla RS Roma per 3-1. Academy che finalmente riesce a capitalizzare una serie di belle prestazioni che nelle ultime due domeniche sono venute fuori, ma insomma, senza però portare punti a casa. Oggi tutto è filato bene, anche un po' di fortuna sui gol, si può dire, però una squadra ordinata, è entrata anche aprile, ha fatto bene. Mister, secondo te rispetto a domenica scorsa, che cosa è cambiato? Il risultato finale, nel senso che sono d'accordo con te, erano due, ma anche tre partite, perché anche col Parma non eravamo andati male. Sono due o tre partite che giochiamo comunque a un buon livello di ritmo, di agonismo, e oggi è arrivato anche il risultato. Sì, un po' di fortuna sul gol, ma è vero anche che abbiamo avuto tante altre occasioni, come va detto che l'ha avuto la Roma, ma io ho detto alle ragazze, questa è una partita da 50%-50%, sono due squadre comunque brave, tutte e due alla stessa altezza, quindi è chiaro che alla fine forse la vince chi ha più garra, come si dice, no? Oggi è una partita fondamentale, la classica partita che vale 6 punti, insomma, avesse vinto la Roma sarebbe andata piuttosto lontano in classifica e a Pavia avrebbe complicato un po' le cose. Bisogna dire che fino adesso il Pavia è sempre riuscita negli scontri alla sua portata, quelli che pesavano tanto, a incidere molto. Come pensi di poter riuscire a trasferire questa bravura, diciamo, che viene fuori nei momenti più importanti, anche alle partite che magari si danno un po' già per perse, ma che alla fine qua e là, magari a suon di pareggi, possono arrivare anche dei punti importanti. Ma la squadra in generale, ragione te, negli scontri diretti ha sempre fatto bene, ma anche l'anno scorso era così, perché questa è una squadra che ha la mentalità giusta, che affronta le partite nel modo giusto, che sa lottare. Poi ci sta che quando giochi con squadre più forti, alle volte sono anche episodi che vanno a condizionare la partita, ma proprio perché gli altri sono più forti, se no non esisterebbero le categorie, non esisterebbero le classifiche. Noi però abbiamo provato lo stesso, abbiamo messo in difficoltà, cioè la Ternana qua ha vinto 2-1 e ha passato gli ultimi 5 minuti a perdere tempo, no? Quindi noi ci proviamo, poi dobbiamo anche guardare la realtà, i valori sono i valori, no? Però l'approccio è sempre quello Grazie mister, in bocca al lupo per le prossime. per noi. Grazie. Buonasera mister, allora RS Roma che perde la trasferta contro il Pavia Academy, una partita, abbiamo detto più volte in telecronaca, che valeva 6 punti, insomma, per le posizioni, per come si sta mettendo la classifica e tutto. Un'occasione forse persa dalla RS Roma che comunque guarda la zona retrocessione con relativa tranquillità alla fine, perché comunque ancora diversi punti di vantaggio. Secondo te vincere oggi poteva essere una sorta di match point sul discorso retrocessione? Penso di sì, perché come hai detto correttamente tu, oggi è una partita da 6 punti e invece non siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. Pavia, la differenza sostanziale di oggi è che Pavia ha sfruttato al massimo le proprie occasioni, perché abbiamo puntato 4 occasioni importanti loro, 3 gol e noi 2 traverse, penso, un salvaggio sulla linea, 3 occasioni noi, ma purtroppo abbiamo questa pecca, ne creiamo tanto e poi quando è il momento di finalizzare o prendiamo l'avversario o sbagliamo scelta o è o le traverse come è successo oggi. Siete stati anche onestamente molto sfortunati in occasione del gol del Pavia perché veramente è successo sempre il rimpallo, la ragazza che scivola, tutte quelle cose che davvero magari capitano una volta ogni 5-6 partite, oggi ve ne sono capitate 3 a sfavore così. Secondo te, se in quelle 3 occasioni lì vi fosse girata bene, oggi come poteva finire? Non ho la sfera di cristallo, ovviamente. Noi, come hai detto tu, abbiamo avuto delle disattenzioni importanti. A oggi, noi ogni volta che creiamo questa situazione, o un errore che può essere del singolo di reparto collettivo, veniamo sistematicamente castigati. Quindi, ripeto, Maria è stata bravissima a sfruttare le occasioni che ha avuto, a differenza nostra, che non le abbiamo fatte. Mi dispiace perché comunque abbiamo iniziato non benissimo la gara, ma nella parte centrale del primo tempo abbiamo fatto non bene, ma benissimo tutto quello che noi avevamo deciso di fare con la partita. La classifica è spaccata a metà, io non sono d'accordo che noi siamo in questo momento in una zona tranquilla, non è così perché puoi commettere sbagliare due partite e ti puoi ritrovare nuovamente
nella zona calda, secondo me è un campionato diviso in due tromboni netti. Il nostro campionato è un campionato diverso con noi, Bologna, Pavia, Freedom, San Marino e Tavagnacco, Ravenna, ci metto anche l'Arezzo, anche oggi non so che cosa ha fatto. E sono squadre che comunque è un campionato che tu devi fare il tuo, non c'è possibilità di vincere al giro di turno. Io l'ho detto in settimana alle ragazze che abbiamo fatto un nuovo campionato, cioè ripartendo tutte da zero, e oggi tu hai perso uno scontro diretto che non devi perdere. Grazie mister, in bocca al lupo per la prossima. Grazie a voi. Siamo con Valentina Simeone della Res Roma, Res che è venuta a giocare a Pavia, uscita sconfitta per 3-1, un risultato secondo me anche un po' bugiardo. Vorrei vedere un po' tu come la vedi e anche chiederti che cosa è successo in campo. Beh, la partita, come hai detto tu, il risultato anche secondo me non è giusto, purtroppo però le partite sono decise anche da episodi, quindi noi di fortuna non ne abbiamo. Secondo me però abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo creato tanto e meritavamo sicuramente di più. Cos'è che secondo te il Pavia è riuscito a fare meglio rispetto a voi? Forse loro sono state più decise, l'episodio l'hanno sfruttato al meglio, poi noi magari un palo ribattuto sulla riga e non abbiamo sfruttato quello che abbiamo creato, perché abbiamo creato tanto. Grazie mille, in bocca al lupo per le prossime.